Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire ad ottenere questo, ovvero un innesto a spacco diametrale. Tra gli innesti, secondo me, è sicuramente uno dei più facili da eseguire. Seguite il video perché sono sicuro che una volta che capirete quale sia la tecnica per poterlo fare, sarete contenti di averlo fatto. I motivi per il quale si innesta una pianta essenzialmente sono due. Il primo è, nell'ipotesi che si abbia una pianta nata da seme, essere certi che questa poi produca dei frutti commestibili e buoni. Il secondo è semplicemente cambiare la varietà a una pianta che già si possiede. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di scegliere un soggetto, ovvero una pianta, che abbia le caratteristiche che più vi aggradano. Una volta fatto, occorrerà prelevarne dei rametti dal quale poi estrarre le piccole marze che si utilizzeranno per l'innesto. Quando farete la cernita dei rametti da tagliare, occorrerà rispettare tre cose, ovvero il rametto da tagliare dovrà avere almeno un anno, massimo due. Il suo diametro dovrà essere compreso tra i 5 e gli 8 mm, indicativamente, e le gemme che ci sono sopra, quelle che porta, non dovranno essere da fiore, ma da fogliolina. Riuscire a capire se una gemma produrrà fiori o foglie è davvero molto semplice. La differenza tra le due è visibile all'occhio. Mentre quelle che producono foglie sono molto strette e allungate, quelle che produrranno i fiori invece avranno un aspetto molto più tondeggiante. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come appaiono le gemme. Queste che sono belle tondeggianti, come dicevo prima, sono quelle che dovrebbero produrre i fiori, che io direi di scartare per procedere con l'innesto. Queste, che invece sono strette e allungate, sono quelle che produrranno le foglie, quindi quelle che io reputo perfette per procedere con le operazioni. Scelte le marze, occorrerà tagliarle in piccoli pezzettini in modo da ottenerne dei rametti che siano lunghi tra i 5 e i 10 centimetri. E quando eseguirete i tagli, dovrete fare in modo che per ogni rametto che otterrete ci sia almeno una gemma, al massimo due, ed eseguire i tagli in questo modo, quindi prendere la marza e con una forbice o una cesoia, mi raccomando sterilizzata, fate in modo da tagliare in perpendicolare rispetto al tronco, taglio netto, così. Dopodiché contate una, due gemme, scendete più o meno 5-6 cm dalla gemma finale e fate lo stesso taglio, così. In questo modo avremo ottenuto il pezzettino che sarà perfetto per procedere con le operazioni dell'innesto. Tagliati i rametti, questi non potranno essere ancora messi nei portainnesti, ma dovranno essere prima preparati. E bisogna capire che per ogni tipologia di innesto avranno una preparazione diversa. Questo tipo di innesto, che può essere creato con una o due marze contemporaneamente, si adotta soprattutto per piante o rami che abbiano delle dimensioni di circa 2 cm, quindi tra i 2 e i 3 cm saranno le dimensioni perfette. Preparare una marza all'innesto significa praticare dei tagli nella parte inferiore della stessa e poi andarla ad inserire nello spacco del portainnesto. Questi tagli si possono creare tramite dei coltelli o specifici come questo, o se non lo avete, anche un coltello da cucina. L'importante è che i coltelli che deciderete di utilizzare abbiano una lama molto affilata e fine. Con questo metodo potremo decidere se utilizzare una sola marza o addirittura metterne due. Quindi semplicemente prendere una delle due marze ed andare a fare questo lavoro. Allora, primo taglio, state attenti perché è davvero molto pericoloso, sono molto affilati questi coltelli. Secondo taglio, facendo in modo di arrivare a filo con una delle parti vive, quindi, e lasciando un po' di corteccia nell'altra parte, quindi fare così. Ed ecco qua. Scelto il portainnesto, quindi la pianta che desiderate cambiare di varietà, questa andrà preparata, quindi semplicemente tagliandola e cimandola, in maniera perpendicolare rispetto al tronco. Questo taglio dovrà avvenire almeno a 30 cm, rispetto alla base della pianta, quindi dal pane radicale salire di 30 cm e volendo tagliare. Questo taglio in genere viene fatto tra i 30 cm e il metro di altezza. Scelta l'altezza di taglio, non resterà altro che prendere delle cesoie e praticare il taglio, in questa maniera. Taglio netto e pulito. Ecco qua. Adesso occorrerà eliminare eventuali gemme e rametti che ci sono tutto intorno, perché questi se no toglieranno energia e vitalità agli innesti che andremo a creare, quindi semplicemente tagliare i rametti in più ed eliminare le gemme eventuali. Alla fine del taglio dovrete ottenere un qualcosa che assomigli molto a questo, quindi una superficie molto liscia, senza frastagliature e davvero molto pulita.
Nel porta innesto adesso occorrerà creare lo spacco vero e proprio, quindi prendete la marza e utilizzate la lunghezza di taglio come lima, semplicemente accostandola e segnandola con un dito. Dopodiché prendere la nafia ed andare a legare tutto intorno. Legate in maniera stretta, più stretto possibile, in questa maniera. Dopodiché legate. Ecco qua. Per realizzare lo spacco sarà sufficiente appoggiare il coltello che abbiamo utilizzato prima e premerlo leggermente. Se vedete che il portainnesto è troppo duro, vi potete dare una mano aiutandovi con un martellino e dargli dei piccoli colpi. Ecco qua. Il fatto di avere messo la raffia sotto permetterà di non andare oltre il punto che a noi serve, perché sennò rischieremmo di rompere addirittura il portainnesto. Ed in questa maniera avremo creato lo spacco. Non resterà altro che andare ad inserire materialmente la marza all'interno dello spacco e sarà sufficiente spingerla all'interno in questa maniera. Volendo, potreste aiutarvi anche col martellino, dandogli dei piccoli colpi, ma stando attenti a non rompere la gemma. Ecco qua. Potreste mettere una sola marza, ma io vi consiglio di metterne due, almeno avrete il doppio delle possibilità che l'innesto vada a buon fine, quindi semplicemente prendere l'altra marza ed andare a fare la stessa operazione, quindi andarla ad inserire all'interno e pressare. Ed il lavoro è ultimato. E questo è il risultato finale. Direi che è davvero un ottimo risultato perché, oltre ad avere ottenuto dei tagli lineari e puliti, vanno perfettamente a coincidere. Quindi il taglio del portainnesto va a coincidere perfettamente e a combaciare con quello della marza. Adesso occorrerà creare un ambiente sterile nel quale si speri che queste possano crescere senza che siano attaccate da funghi, muffe e batteri. Per farlo sarà sufficiente prendere del nastro di carta e chiudere tutto intorno ciò che sono stati i tagli, e in più in questa maniera faremo anche in modo che le due metà del portainnesto vadano comunque a coincidere e a stringersi intorno comunque alla marza, quindi avrà una doppia funzione. E fate in questo modo. Potete utilizzare del nastro di carta o anche semplicemente del nastro, quello che si usa per elettricista, andrà benissimo. Poi volendo ci sono anche dei nastri che sono apposta, ma decisamente più cari, e lo scopo alla fine è sempre lo stesso. Quindi io vi consiglio di usare del nastro di carta e tirare mentre lo andate ad inserire, comunque a posizionare, e vi assicuro che il suo effetto lo farà in una maniera assolutamente perfetta. Ecco qua. Sigillate le parti laterali, occorrerà chiudere e creare una barriera anche nella parte viva che si è creata col taglio. Quindi si potrà utilizzare del mastice per innesti, che è la soluzione migliore, ma se non lo si ha, si potrà utilizzare anche del mastice vero, quello che si utilizza per incollare le cose, o volendo anche della cera, o se si ha anche della pece, ma quella è già più difficile da trovare. E in questo caso ho deciso di utilizzare del mastice, prendere un pennellino e semplicemente andare a spennellare su tutta la parte viva. Metterne anche un bel po'. Non vi preoccupate, tanto questo col tempo poi sparirà. Alla pianta male sicuramente non farà. Già che ci siete, spennellate anche i punti superiori delle marze, in modo che neanche da lì ci sia la possibilità di dare accesso a funghi, muffe e batteri. Ed in questo modo il lavoro è ultimato. Applicato il mastice, se volessimo andare a proteggere ulteriormente l'innesto, basterà prendere un sacchettino di plastica e coprire il tutto in questa maniera, semplicemente andando poi a chiudere alla base con un fil di ferro. Questo farà sì che l'innesto sarà protetto da eventuali raffiche di vento, ma soprattutto al freddo e alle gelate mattutine. Al fine di mostrarvi meglio e farvi capire quale effettivamente sia la cosa importante durante la tecnica dell'innesto, ho preso un ramo e l'ho trattato come se fosse un vero e proprio portainnesto, quindi praticandogli lo spacco, e poi ho preso una marza. Quindi semplicemente andiamo ad inserire questa all'interno del portainnesto. Così facendo avremo simulato ciò che effettivamente si fa quando si pratica l'innesto.
La cosa importante da capire è che al fine di ottenere un buon esito, occorrerà che ci sia tassativamente un passaggio di linfa dal portainnesto alla marza. E questo passaggio di linfa avverrà prevalentemente tramite il contatto delle cortecce. Quindi, nel punto nel quale abbiamo tagliato la corteccia del portainnesto, questo taglio dovrà andare a coincidere perfettamente col taglio della corteccia del portainnesto. A quel punto, le due, toccandosi, faranno passare la linfa dal portainnesto alla marza. E in questo modo la marza potrà vivere perché alimentata dal portainnesto. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio dove avvenga il contatto delle cortecce, quindi questo lavoro voi non dovrete farlo. Ecco qua, qui c'è la corteccia del portainnesto e qui la corteccia della marza. Quindi quando le due, chiudendo e andandosi a toccare, coincideranno perfettamente, e in questo caso lo fanno, ci sono buone possibilità che l'innesto poi vada a buon fine. Se adottando questo tipo di innesto deciderete di utilizzare due marze, dovrete stare attenti ad una cosa: quando le inserite all'interno dello spacco, i germogli delle marze dovranno essere rivolte una verso l'opposto dell'altra, in modo che poi crescendo, perché se tutto andrà bene cresceranno dei rami da questi germogli, un rametto non vada ad interferire e comunque a occupare lo spazio dell'altro. Il periodo dell'anno nel quale si possono eseguire gli innesti è essenzialmente l'autunno o la primavera, e di conseguenza anche il prelievo dei rami. Nell'ipotesi che voi facciate il prelievo dei rami in autunno, ma poi vogliate eseguire l'innesto in primavera, allora sarà sufficiente tenere questi rami in un luogo fresco, possibilmente in frigo, e sarà poi possibile utilizzarli in primavera. Detto questo, il video si conclude. Spero che vi sia piaciuto e che sia stato utile per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di carino. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale, già che ci siete, dategli un'occhiata. Quindi, detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.